Adesso parliamone un po' dal punto di vista concreto, che cos'è realmente il metaverso. In termini strettamente tecnici, il metaverso è semplicemente l'ennesimo servizio di piattaforma, cioè un servizio che presuppone l'esistenza di data center, di linee internet ad alta velocità e di software del tutto, almeno nella loro struttura formale, del tutto analoghi, per esempio, a The Sims. Qualcuno di voi ci gioca? Sapete cos'è? Okay. Cioè un software che ricrea degli ambienti, ricrea degli avatar, che ha un motore che consente ad alcuni personaggi di operare in modo indipendente, mentre gli altri li controllate voi e gestite voi l'interazione con altre persone e con, diciamo, i personaggi che invece sono controllati dal software. Quindi, nella sostanza, che cosa vi serve anche? Vi serve anche una linea internet ad alta capacità fino a casa vostra e vi serve un computer sufficientemente potente da gestire la quantità di calcoli necessaria per poter riprodurre graficamente i contenuti, cioè gli ambienti, le persone, con un livello di realismo accettabile. Ora, The Sims, per quanto sia fatto bene, è ancora percepibile come un gioco, cioè le persone che vediamo ritratte, per quanto realistiche, si vede chiaramente che sono dei disegni e che quindi non sono manco lontani parenti di quello che abbiamo visto nello spot di Meta, ma può essere una scelta perché l'eccessivo realismo dell'interazione potrebbe avere degli effetti controproducenti. C'è uno studio che venne pubblicato negli anni 70 da un famoso roboticista giapponese che aveva teorizzato proprio questo fatto, cioè analizzando il tema della umanizzazione degli androidi, cioè della creazione di robot tendenzialmente indistinguibili da un essere umano, si era posto il problema del limite oltre il quale spingere l'antropomorfizzazione, perché il suo ragionamento era, che peraltro non mi sembra nemmeno troppo sballato, se un robot fosse troppo umano e rimanesse, come in effetti rimane, sostanzialmente una macchina, nel momento in cui mi trovo davanti una roba alta 1,70 m, fatta come me, che si muove come me, ma che è inanimata, che se mi dà la mano io sento la plastica, o anche se ci fossero dei tessuti o dei materiali che imitano la sensazione tattile della carne umana, questo non cambierebbe. E me lo trovo di notte quando mi sveglio di colpo per andare in bagno, mi viene un colpo. Cioè l'eccessiva antropomorfizzazione dell'esperienza rischia di provocare una reazione di rigetto. Questo roboticista parla di commentando una curva, parla di Uncanny Valley, la vallata dell'impossibilità. Viceversa, dice lui, mantenere un livello che consente di riconoscere il robot anche antropomorfo, ma come un oggetto, ci consente di accettarlo più facilmente, perché lo riconosciamo come la stessa cosa della lavastoviglie, del televisore o del frigorifero, cioè sostanzialmente una macchina. Quindi, ritorno all'aggancio concreto con le strategie di marketing, non è detto che l'iperrealismo dell'esperienza del metaverso diventi di per sé un obiettivo da raggiungere. E se ci fate caso, i primi esempi di pubblicità o i casi di studio che vengono presentati dalle aziende che stanno puntando su questi servizi, in effetti amplificano ancora la componente gamificata, cioè la componente scollegata da una realtà, da una imitazione, chiamiamola servile, della realtà. Ma questa cosa ha un senso. Lo vedremo dopo.
Essendo un servizio di piattaforma, la conseguenza immediata è che non esiste il metaverso, ma esistono i metaversi, cioè ciascun operatore, ciascun prestatore di servizio integra tutta una serie di tecnologie esistenti, o magari come nel caso di Nvidia, il produttore di schede video, ne utilizza di proprie come elemento centrale per lo sviluppo della piattaforma e crea la propria interpretazione di questo servizio. Quindi un elemento portante anche poi della componente regolamentare è che il metaverso non è un fine, ma è un mezzo, cioè in altri termini, che cosa ci voglio fare con una piattaforma di metaverso? Ci voglio veicolare gli eventi sportivi acquisiti in tempo tridimensionalizzati in tempo reale, in modo che lo spettatore da casa col visore possa scegliere di mettersi in campo e guardare la partita dalla posizione del portiere, dalla posizione dell'arbitro, cose di questo genere. Questa non sto parlando di fantascienza, ma una squadra dell'NBA o dell'NBA mi sembra di basket, ha iniziato un progetto di questo genere. Utilizzando un sistema di imaging progettato da Canon, hanno messo 300 telecamere attorno al campo, la partita viene digitalizzata in tempo reale. Adesso la digitalizzazione non è ancora così spinta, ancora una volta, da rendere perfettamente sostituibile la user experience, la percezione del giocatore come effettivamente reale, come effettivamente ripreso da una telecamera, però sta di fatto che questo sistema consente allo spettatore di vedere l'equivalente di quello che ad oggi è ancora l'equivalente di un videogioco, ma giocato dalle persone reali. Quindi ancora una volta attiro la vostra attenzione sull'importanza e sul ruolo della componente di gamificazione dell'esperienza. Quindi dicevo, se ci voglio fare il video on demand o se voglio usare le piattaforme di metaverso per dare servizi di questo genere, dovrò svilupparlo in un certo modo. Se voglio usare servizi di metaverso per fare formazione, è chiaro che avrò necessità di altro tipo. Lo stesso discorso è se voglio utilizzare il metaverso per le piattaforme di metaverso per vendere case o vendere oggetti, anche questo vedremo poi dopo, avrò delle necessità ancora diverse. Quindi, sia dal punto di vista del marketing, sia dal punto di vista regolamentare, ripeto, il punto che vi dovete portare via, che vi dovete annotare, è che il metaverso non è un fine, ma è un mezzo. E come tale il suo dimensionamento tecnologico dipende dall'obiettivo che volete raggiungere. Nella sostanza, quindi, i servizi di metaverso non inventano nulla di nuovo, ma consentono una fruizione diversa di servizi che già esistevano, perché qualsiasi cosa pensate che possa essere offerta tramite il metaverso, tramite piattaforme di metaverso, è già possibile adesso, con costi diversi, con livelli di efficienza magari diversi, ma è già possibile. Se io voglio far vedere, ricalcando la scansione dei tempi dello spot di Meta che abbiamo visto, il Covid ha dimostrato che possiamo fare lezioni a distanza con centinaia di studenti. Certo, un conto è guardare una faccia in uno schermo, e un conto è avere questa realtà immersiva che replica un auditorium, un'aula, ma concettualmente parlando, se togliete tutta la parte cosmetica, la natura del servizio è quella. Cioè, lo stesso discorso vale per le operazioni a cuore aperto. Cosa mi vieta di avere una telecamera puntata su quello che sto facendo e il professore a distanza o il medico a distanza mi dice taglia così, taglia cos'ha. E non è nemmeno un problema il fatto che ci sia il
la riproduzione del cuore, non un cuore vero, perché come sapete i chirurghi si esercitano sui cadaveri, quindi imparano a tagliare sul cadavere. Quindi non è che il fatto, anzi, il fatto di avere, il fatto di poter tagliare un corpo umano vero insegna, trasferisce delle sensazioni tattili e quindi delle esperienze molto diverse dal prendere un bisturi per finta e agitarlo nell'aria perché nel visore stiamo vedendo un organo. Certo, mi potreste dire, ma ci si costruiranno, come già c'erano negli anni Ottanta, i controller con i feedback aptici, per cui si avrà la sensazione della resistenza del... Sì, per carità. È ulteriore complicazione, perché tutto questo deve essere modellato. Rivedere Marco Antonio che litiga con Cicerone... Chi mi impedisce di offrire un servizio basato su video on demand, per cui ho fatto fare delle riprese cinematografiche e poi quando devo, quando nel corso di storia è necessario far vedere com'era Roma nel 32 a.C., faccio vedere questo video immersivo. Cioè, dal punto di vista del contenuto, quella roba si può fare già adesso. Ripeto, a livelli molto meno immersivi, molto meno accattivanti, ma dal punto di vista della novità, non c'è assolutamente niente. Così come se decido di comprare qualcosa d'impulso, perché mentre sto interagendo con la piattaforma mi viene voglia o vengo indotto a farlo, posso già farlo adesso. Quante volte nell'ambito delle tecniche di digital advertising c'è la possibilità di acquistare immediatamente un prodotto mentre ci stiamo occupando di un argomento che è collegato a quel prodotto stesso? Quindi, dov'è la novità? La cosa sulla quale dovete concentrarvi è che ciò che rende diversi i servizi basati su piattaforme di metaverso invece è proprio la qualità attesa, non ancora reale, la qualità attesa della interazione con l'utente, perché quello genera una serie di problemi che non hanno tanto a che fare con il diritto, ma ancora una volta con la ingannevolezza del messaggio.